Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Notizie finalmente confermate. Era tutto, diciamo, nel calderone, ma adesso finalmente è tutto confermato. Quindi basta speculazioni, finalmente il gioco diventerà più bello da giocare. Non vedevo l'ora che inserissero tutte queste cose che andremo a vedere e a commentare oggi. Veramente sembra quasi che mi abbiano ascoltato, o comunque abbiano ascoltato fondamentalmente la community di Ever Crisis, perché finalmente verranno inserite quelle meccaniche e soprattutto quelle impostazioni del gioco che finalmente ci renderanno la vita più semplice. Ma andiamo con ordine. Per prima cosa, manutenzione giorno 30, quindi una volta finite le guild battle, una volta che inizieranno a calcolare ovviamente i risultati, avremo successivamente anche la manutenzione, che ci preparerà a quello che sarà il mese di novembre, alla collab, che comunque è già stata ufficializzata, e poi con l'inserimento anche di tutti i contenuti che andremo a vedere. Infatti, da noi tecnicamente dovrebbe essere, sì, vabbè, il 30 ottobre all'1 p.m., sì, dovrebbe essere, diciamo, la notte tra il, cioè dovrebbe essere praticamente tra il 30 e l'1, però di notte, se non mi ricordo male, durante i nostri orari, e praticamente avremo il periodo, diciamo, di questa manutenzione, dove verranno aggiunti tutti i dettagli e ovviamente tutte le cose riguardante il crossover con Final Fantasy VI. Un crossover che comunque ha aperto diverse discussioni, ne abbiamo anche discusso su Discord, e se ovviamente non ci siete potete tranquillamente joinare qui sul canale Discord di Ever Crisis, dove fondamentalmente siamo più attivi su Ever Crisis, ma siamo anche su altri giochi, quindi qualora vogliate compagnia qualcuno bene o male lo trovate, quindi se vi fa piacere noi siamo disponibili. E ovviamente durante il periodo di manutenzione non potremo entrare all'interno del gioco, quindi non potremo effettuare login, e ovviamente se la manutenzione comincerà all'interno di una quest, noi praticamente potremo rientrare all'interno di quella missione quando la manutenzione sarà completa, quindi verremo buttati fuori dal gioco, però successivamente potremo riprendere quello che stavamo facendo. Però ovviamente vi consiglio di non giocare o comunque di staccare dal gioco ed evitare di fare roba prima della manutenzione, proprio per evitare magari qualche problema, o comunque in generale per evitare di perdere stamina o comunque perdere oggetti importanti. Dopodiché abbiamo l'introduzione alla versione 2.2.0, che è la versione che tutti finalmente stavamo aspettando di Ever Crisis, che è arrivata dopo un anno purtroppo, però c'è. Finalmente c'è. E perché dico questo? Perché finalmente tutte le nostre frustrazioni date da telecamera, abilità utilizzata in manual, veramente tutto quello che era di impossibile gestire, finalmente verrà risolto. Infatti, nella versione 2.2.0 del gioco, che cosa avremo? Avremo praticamente delle nuove aggiunte per quanto riguarda gli oggetti che possono essere comprati all'interno del Guild Shop. Adesso, da questo momento in poi, nel momento in cui appunto verrà aggiornato il gioco, avremo la possibilità di comprare direttamente gruppi di oggetti in un colpo solo, e quindi potremo comprarli tutti in una volta, e questo già renderebbe il tutto più veloce e più interessante. Finalmente abbiamo la possibilità di poter switchare on off le camera effect, quei fastidiosissimi effetti della telecamera dove si gira, non ci fa capire più niente, non ci fa vedere niente di quello che fa il boss, finalmente possono essere disattivate, quindi non ci saranno più telecamere che ci sballeranno i comandi di gioco. E finalmente avremo la telecamera fissa, che era una delle feature che io personalmente chiedevo dal giorno 1, proprio per il motivo citato poco fa, ovvero il fatto che quando la telecamera switcha e quindi non vi consente di vedere cosa fa l'avversario, è difficile prendere delle misure d'emergenza. Adesso finalmente questa cosa sarà eliminabile, quindi potremo togliere finalmente tutti gli effetti della telecamera.
Successivamente avremo la possibilità di switchare in modalità True Manual, quindi finalmente la modalità manuale pura che molti stavano richiedendo da tanto tempo finalmente verrà inserita. Infatti da questo momento in poi, quindi dopo la manutenzione e l'aggiornamento del gioco, avremo la possibilità di disattivare l'utilizzo delle core ability anche in modalità manuale. Questo perché? Perché in modalità manuale capitava che delle volte i nostri personaggi effettuassero comunque degli attacchi nel momento in cui la barra TB venisse riempita. Però delle volte, ovviamente, la barra TB piena ci serve, magari per una fase a sigilli o comunque per una fase un po' più complessa dove bisogna proteggersi o curarsi contemporaneamente, mentre invece delle volte queste strategie un pochettino venivano come dire sabotate dal gioco stesso, perché una volta che la barra TB viene riempita, una abilità a caso che possa essere valida o non valida veniva utilizzata automaticamente e quindi di conseguenza si perdeva appunto la capacità di poter gestire al meglio la propria strategia. Invece adesso finalmente queste core ability anche in manual non verranno utilizzate con barra TB piena e ci consentiranno di gestire il combattimento proprio come vogliamo noi, quindi la ipotetica o comunque la fantomatica modalità True Manual, quindi manuale al 100%. Successivamente avremo la possibilità finalmente di potenziare le armi tutto in una volta, quindi avremo una nuova meccanica che ci consentirà di potenziare i livelli e sbloccare i level cap in un colpo solo. Ah, che bellezza questa cosa, voi non avete idea che voi non avete idea di quanto sia bella questa cosa per me, ma per tutti penso i giocatori di Evercrisis. Veramente finalmente il gioco diventerà molto più veloce, molto più facile, soprattutto da gestire. Mentre invece, per quanto riguarda la stessa feature, però per quanto riguarda gli overboost, è ancora in via di sviluppo e dovrebbero inserirla verso la fine di dicembre. Quindi con la manutenzione e poi con la versione di gioco dell'anno nuovo, quindi probabilmente con gli eventi di Natale o comunque di fine anno, avremo anche la possibilità di fare tutti overboost in un colpo solo. Ovviamente tutto il gruppo, diciamo, di sviluppo continuerà a lavorare per darvi la migliore esperienza possibile del gioco, quindi ci chiedono gentilmente di avere pazienza in modo tale che tutte queste modifiche e le varie implementazioni possano essere inserite piano piano all'interno del gioco. Va bene, a me sta bene questa cosa, però cioè, finalmente ci stava. Abbiamo anche delle modifiche per quanto riguarda invece le battaglie di Gilda. Questa potrebbe essere un po' meno interessante come cosa, però molto comoda soprattutto per i capi Gilda, che adesso avranno la possibilità di visualizzare meglio la situazione generale del gioco. Infatti, per quanto riguarda le Guild Battle, ci sono degli aspetti che sono stati implementati e che verranno comunque aggiunti. Ci sarà la possibilità di avere una visualizzazione dei tentativi di battaglia quando ovviamente si fa un official match. Quindi avremo la possibilità di vedere quanti tentativi ci restano, probabilmente, nel mentre si effettua un, diciamo, un match ufficiale. Quindi questa sinceramente è una roba che può essere comoda ed effettivamente permettere un po' di autogestirsi in autonomia. Successivamente ci sarà anche la possibilità di aggiungere una schermata che praticamente mostrerà tutti i tentativi che non sono stati consumati dagli altri membri di Gilda. Quindi potrebbe essere interessante. Anzi, questa è praticamente la visualizzazione dei tentativi che non sono stati consumati se un altro membro di Gilda ha sconfitto il boss durante un match ufficiale. Quindi quando loro praticamente ci avevano detto che se due persone entrano contemporaneamente nello stesso stage e praticamente uno abbatte il boss, il tentativo dell'altro non viene contato. Quindi probabilmente ci sarà una visualizzazione più dettagliata appunto di questa cosa. E poi successivamente avremo la possibilità di far mostrare le due tipologie di punteggio, quella con il bonus e quella senza bonus. E questa è una cosa importante perché delle volte capita che i calcoli un pochettino, non dicono risultino, ma comunque ci sono delle disparità di calcolo a causa appunto di questi bonus. Quindi dovremo vedere effettivamente appunto i bonus quanto influiscono sul nostro punteggio, eccetera, eccetera. Inoltre abbiamo lo sblocco del livello massimo della Gilda, di alcuni bonus praticamente della Gilda,
E questo in realtà dovrebbe essere interessante, perché al momento noi abbiamo tutti i bonus cappati al massimo, sia in Gilda 1 che in Gilda 2, quindi avere la possibilità comunque adesso di potenziarci ulteriormente va bene. Non si sa nulla ancora per quanto riguarda l'aumento dei posti nelle varie gilde, però vedremo se questa cosa verrà veramente inserita in futuro. Successivamente abbiamo una nuova sequenza cinematografica quando avremo ottenuto le ricompense del panel mission, quindi diciamo della Choco Board, chiamiamola così, e poi qualche aggiustamento per il modello di Yuffie che ancora non soddisfava magari il pubblico all'interno del gioco. Altra notizia interessante invece è per quanto riguarda la modifica dei ranking dungeon, quindi a quanto pare i ranking dungeon dovrebbero ritornare al posto delle ranking battle, chissà, è da un po' che non abbiamo ranking dungeon, quindi potrebbe essere interessante. Il nuovo metodo di misura del punteggio è stato cambiato per misurare uno score cumulativo di tutte le difficoltà, ovviamente che ci permetterà di mostrare il punteggio più alto tra le varie difficoltà che abbiamo utilizzato. Quindi che cosa vuol dire? È un po' come hanno modificato praticamente la cosa del battle ranking, no? Che prima si considerava soltanto il maggior high score in uno dei due stage, mentre invece qui sarà un'unione praticamente dei migliori punteggi delle varie difficoltà. Quindi sia quella normale, sia quella difficile, che quella diciamo che quella più difficile, quella very hard, no? Perché noi avevamo tipo normal, hard e very hard nei ranking dungeon, e ognuno di queste aveva un punteggio, solo che poi ovviamente veniva considerato solo il punteggio più alto, quindi soltanto il punteggio del very high possibilmente. Invece adesso qui avremo la possibilità invece di avere un insieme di tutti i punteggi delle nostre difficoltà e creare quindi uno score unico che ci permetterà di competere all'interno della classifica dei ranking dungeon. Inoltre c'è anche una modifica per quanto riguarda la difficoltà delle quest, che si potrà comunque interagire prima di effettuare il dungeon ranking, e poi una volta che la rare chest viene aperta, viene considerata aperta per tutte le altre difficoltà. Quindi abbiamo praticamente il risparmio di dover andare a aprire tutte le chest, e finalmente quando le apriamo da una parte verranno aperte da tutte. E poi abbiamo anche la modifica per quanto riguarda la meccanica di salvataggio, e questo penso che sia forse riguardo al fatto di disconnessioni o di probabili problemi causati dall'inserimento dello stage, potrebbe essere. E poi si potrà modificare la velocità di movimento all'interno dei dungeon, quindi potremo muoverci più velocemente, quindi perdere meno tempo, che è una cosa molto comoda, anche perché va bene l'esplorazione, va bene tutto, però effettivamente diciamo risparmiare un po' di tempo per magari riprovare più e più volte il dungeon è sicuramente comoda. E ovviamente dove ci sono le conversazioni non vengono incluse, quindi le conversazioni nei dungeon dove solitamente nella storia o comunque in generale dove solitamente ci sono anche i dialoghi, quelli verranno lasciati normali e poi potremo skipparli direttamente. Altre implementazioni che vengono fatte all'interno del gioco è la preparazione dell'evento crossover, in questo caso una nuova icona per l'applicazione che sicuramente rispecchierà il crossover di Final Fantasy VI, e poi piccole risoluzioni di piccoli bug o comunque di piccoli problemi in generale. Successivamente, crossover di Final Fantasy VI, quindi finalmente ufficiale, abbiamo anche il bannerino del crossover di Final Fantasy VI. E come funziona questo crossover? Ovviamente abbiamo una storia al proprio interno, quindi seguiremo la storia comunque probabilmente anche in live o comunque avremo modo di poterne parlare. E qual è lo scenario? Quindi cosa succede all'interno di questo evento? In un mondo che è praticamente governato dall'impero e dai suoi dispositivi Magitek, i nostri eroi praticamente tendono di difendere i nostri eroi tentano di difendere l'Esper congelato da quello che è appunto il mago Kefka, quindi da quello che è il perfido mago Kefka. Scenario abbastanza abbastanza palese, perché abbiamo subito riconosciuto bene o male tutti quanti la collab di Final Fantasy VI, e quindi di conseguenza sappiamo già appunto che cosa succederà all'interno della storia.
Successivamente all'interno del gioco avremo la possibilità di ottenere i Fleshy Waste Cloth e le Whiter Feather Ornament, che saranno possibili scambiare al solito per oggetti all'interno del nostro crossover. Inoltre all'interno del crossover avremo l'arma esclusiva di Angeal, che è la Saiyan Blade, che praticamente potrà essere ottenuta e scambiata successivamente all'interno del gioco. Altra cosa importante è che è stato anche confermato tramite Twitter il costume di Saiyan per Angeal, quindi sarà un costume free to play che avremo la possibilità di ottenere tramite il crossover, quindi buono soprattutto per chi non possiede nulla di Angeal, almeno una base per poterlo giocare comunque viene data. Io spererei di avere un costume con HP e Magic Defense, dato che comunque HP e PDF viene dato dal costume, quello che è possibile scambiare con i ticket, quelli che si possono ottenere ovviamente una volta al mese, e quindi avere la possibilità comunque di poter buildare Angeal anche da free to play come tank fisico o come tank magico potrebbe comunque rivelarsi molto utile. Quindi spero effettivamente che possano dargli HP e difesa magica. Poi il ritorno delle co-op battle, dove in questo caso vengono aggiunte Shiver Ramu e Bahamut. Ovviamente Shiver Ramu saranno il mio focus principale, non ho ancora fatto la X2, però ora dopo queste guild battle mi ci metterò un attimo a studiare bene e cercherò appunto di risolvere la situazione, anche perché adesso il mio account è molto più forte. E poi tra l'altro estensione del banner di Angeal Limit Break, quindi cosa succede? Succede che praticamente ecco, vedete praticamente cosa è successo, che molte persone hanno mandato dei feedback dicendo che il banner di Angeal, essendo uscito praticamente subito dopo l'anniversario, ci sono delle persone che sono rimaste praticamente a corto di risorse. E quindi che cosa succede? Succede che praticamente ci sono alcune persone che vorrebbero vedere i banner del crossover prima di decidere se pullare nel banner di Angeal, e quindi di conseguenza è stata presa in carico la decisione di estendere il banner di Angeal. Quindi chi vuole pullare Angeal, chi vorrà pullare Angeal, potrà aspettare un po' di più. La nuova estensione addirittura è fino al 16 di ottobre, e da noi dovrebbe essere il 17 di ottobre alle 4 del mattino. Quindi quindi diciamo che ci sta, fondamentalmente ci sta. Anzi, praticamente il banner era iniziato il 17 ottobre e finirà il 20 novembre. Quindi vedete, il 20 novembre, quindi praticamente avremo un altro mese praticamente di estensione del banner di Angeal. Quindi molto molto buona questa cosa, magari per chi effettivamente è indeciso su dove pullare nel crossover o Angeal avrà la possibilità di decidere con calma. E poi abbiamo, vabbè, questo l'avevamo già visto in realtà, che erano tutte le schedule delle co-op del mese di novembre, quindi tutti quanti boss che avremo la possibilità, e qui abbiamo tutte le weapon parts specifiche da poter ottenere all'interno, all'interno diciamo dello scambio delle medaglie co-op che potremo ottenere piano piano per i prossimi 30 giorni. Detto ciò, non c'è altro di cui dobbiamo discutere, finalmente dei cambiamenti che non vedevo l'ora venissero inseriti. Sono molto contento di questa cosa, finalmente il gioco si sta iniziando a svecchiare, per così dire, sta iniziando ad essere un po' più veloce, che è una cosa buona dopo un anno. L'unica cosa che devono aggiungere adesso sono gli skip ticket, dopodiché praticamente il gioco diventerà molto più facile, molto più leggero per tutti. Quindi spero vivamente che possano inserire queste meccaniche in futuro. Detto ciò, non ho altro da dirvi, spero che questo video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!